risaliva fino il fiume Alese a metà vallata. Lì vedete il paese di Pettineo, quello più basso a 300 metri sul livello del mare, e più in alto Motta d'Affermo. Poi continuando in questa vallata c'è anche il paese di Castel di Lucio, quindi in antichità anche il torrente, il fiume, quando aveva le acque, era una via di comunicazione e di penetrazione verso l'entroterra. Sì, cosiddetto caricatore, ne parla pure Cicerone, affiancandolo a quelli di Licata e di altri centri molto più grandi anche dal punto di vista della popolazione. Alesa, oggi noi stiamo visitando il cuore, l'abitato e l'agorà, ma Alesa era tutta. Oltre il fiume c'era una necropoli che non è distante da dove oggi sorge la piramide, che è stata individuata nella frazione Castel di Tusa, poco sopra la stazione, accanto a dove dovrebbe sorgere, perché ancora non mi pare sia attivo, l'ecomuseo. C'è tutta una necropoli anche là, c'era l'area portuale lì sotto, vicino a quelle case c'erano delle terme, sono state individuate delle ville romane. Un'altra sul versante ovest, per chi sa la strada, la scorciatoia che da Castel di Tusa sale a Tusa, è una villa romana anche là del secondo terzo secolo d.C. con i mosaici che sono all'antiquarium dell'abbadia a Tusa Montagna. Quindi tutto questo territorio, vi dicevo all'inizio, oggi io vi ho detto quello è Pettineo, quello è Motta, questo è Tusa. In antichità era tutta Cora, era tutto territorio di Alesa, come dice anche la tabula alesina, che parte dal tempio di Apollo e scende fin all'Aleso da questa parte, dall'altro fiume che delimitava il limite occidentale, l'Opicano. C'è pure la torre di Megaido. Sì. Non c'entra.